Ti hai chiuso il microfono, Gianni. Ragazzi, mi ho problemi con connessione, non so. Ma come ti ha fatto con Manina Suareccia? Dime. Dime. Cosa? Sì. Vista sta foto. Perché ha fatto la fotocopia della seconda madre di tutte le foto. Beh, Gianni. Adesso ti vedo. Domanda alla settimana, cenacolo. Esatto, esatto. Siamo in divenire perché non si sa mica cosa succeda, fra 15 giorni, visto cosa hanno fatto le persone in giro da ieri a oggi. Mamma mia, vabbè, ciao ragazzi, d'altronde la gente si trova legata, lei è aperta un po', la gente. Ho capito io, però hanno un po' esagerato, se è vero quello che hanno fatto vedere ieri, mamma mia. Leva che mi ha ancora ventiato. Ma scusatemi, però siccome noi siamo i 12-13, su quella stanza lì, i 12-13, dobbiamo parlarci con i microfoni per sentirci, tanto siamo distanti. Io farei una proposta, di trovarci, tanto... Comunque Diego, ripeto, non escludiamo niente, però detto che ci sono e ci saranno anche fra 15-20 giorni sensibilità diverse, cioè chi vuole essere più prudente e chi meno... Arriviamo lì vicino e vediamo quali sono le idee. Potrebbe anche essere che se si trova in 5, perché 5 vuol trovarsi dal vivo piuttosto che no, piuttosto che siamo in una situazione di pandemia che lo esclude ancora totalmente. Adesso è presto per dirlo, aspettiamo di arrivare un po' più vicino e poi ci sentiamo. No, per me era una proposta. No, ma ci sta e la capisco. Okay. Semplicemente, siccome il concerto di Gianni adesso si è messo a distanza per dire quello che succederà. Mi vedo come Alberto e so pessimista per il fatto di avere la sala piena entro l'anno, ok? Però si dice sognare, lo diceva Diego, lo ripeteva Gianni, ci sta di sognare anche e teniamo il sogno vivo fino a lì. Intanto smettiamo di sognare, dopo vedremo in prossimità, vediamo. Esatto, no, ma ragazzi, intanto lavoriamo sul progetto, che anche a suo avere un progetto se mezzo sogno, ok? E quindi lavoriamo sul progetto e cominciamo a costruirlo. Da una parte c'è Nacco davanti con Bai che costruisce a casetta, con Gianni che lancia l'idea di questo e cominciamo a far musina, e intanto andiamo avanti così. Poi è chiaro che le cose che non dipendono da noi le gestiremo. Ma invece andai in giro da lei. Mi dai ricco che ti dicesse come attaccarla. Ma invece andai in giro dal bar di carta, lavora 8 ore su un giorno, anche se non ti sei più abituato, però insomma. Non c'è mai il bar di carta, Valerio. Io ho capito, non è lo mai lavoro così a pittura che deve asciugarsi. Ragazzo, un po' di fond. Cioè, fa cosa non rispondere a tipo, voglio essere. Ehi! Allora, la tua casetta, tabernacolo, come la chiama Diego, Levanato cerca di cominciare a pensare a qualcosa di concreto, perché una delle cose da pensare è proprio come la chiamiamo. Ti apre la creatività per il nome. Come Levanato ti testi una miniera inesauribile da questo punto di vista, comincia a mettere la tua testa su questa cosa qui. Ok, una domanda che sorge spontanea. Ok. I tre esterni che sono con noi. Come Gianni, Alberto. Come puoi chiamarla? Come potrai chiamarla? Non si è capito. Non è dirlo stasera che mi ho detto che se parte. C'era va bello che vedevo un nome, no? Dicevo, ragazzi, Giorgio, Gianni, Alberto. Sanno di cosa stiamo parlando? Scouting, facciamo scouting. No. Perché bisogna anche informare gli esterni su questa cosa qua, perché fate un gran parlare del tabernacolo, del casetta, però che siete persone che non sa di cosa si tratta. Allora, ma mese esterni, questo segno del cenacolo non è aggiornato su questa cosa qua. E allora volevo aggiornare un attimo. Giusto, vai. Allora, tempo fa se ne era parlato di istituire un'iniziativa, per cui... Scusa, Diego, proietta la foto che ti manda Bae sul cenacolo. Allora, è un'iniziativa che già... Si è già... Se potrei farmi un applauso per il Bae adesso. Se potrei farti un applauso per farti parlare meglio.
Ma dove c'è sta foto? L'ho messo nel gruppo. Ma è quello Gian Pietro. Il gruppo c'è altro, gli aggiornamenti che abbiamo mandato avanti. Sto costruendo una cassetta che conterrà dei libri che sono a disposizione. Ma questa sua cassetta va a prenderli e donarli, praticamente uno scambio. Cosa succede? Questa è una carta doppia, eccola qui. Quella lì è una casetta che sto facendo, che sto costruendo, che conterrà dei libri. Libri che saranno a disposizione del pubblico, di chi vorrà prenderne uno, lasciandone uno e così via. È un'iniziativa che, di cui si era parlato tempo fa, ma che non aveva avuto seguito pratico. Mi sono preso l'onere e l'onore di costruire questa casetta qua, ci sto lavorando. Il lavoro sta venendo abbastanza bene, siamo già più avanti rispetto a questa foto qua, ora come ora, e niente, basta, questo è il famoso tabernacolo, verrà montato su un piedistallo che non dico Enrico come è fatto perché non vede ne sa che, non mi interessa. E dove la collochi? Allora, si era tra le tante proposte, credo sia stata accettata quella di montarlo in una zona che è vicino alla chiesetta, lì dove c'era il campo da calcio una volta, campetto, piscina che si metteva i giostre, dove sembra stiano allestendo un parchetto giochi per bambini. È un luogo che è nostro, tra virgolette, è vicino a due scuole, perciò anche gli alunni potrebbero essere interessati, ed è un luogo di passaggio non eccessivamente nascosto, in modo che non vi sia gente che possa dare fuoco, perché dopo sapremo che purtroppo l'inciviltà regna sovrana, che non vi sia qualcuno che passa un fiammifero che dà fuoco, visto che c'è tutto legno. Basta, finito. Se ho dimenticato qualcosa, chi ne sa più di me può dirlo. Quando ve l'avevo detto di fare... Leva, metti una badante, dai. Non posso, mia col tavolo, il tavolo non posso fare. Non provocarlo per piacere. Quando avevo fatto la proposta del luogo dove vorrei vivere o la donna dei miei sogni, c'era proprio per provare a fare ste robe. Ho capito. Andare in modalità di presentazione. Va bene. Ma bamboli, io vi saluto. Anch'io. Ciao Diego. Ciao Diego. Ciao Antonello. Ciao Antonello a tutti. Ciao Antonello. Ciao Antonello. Ciao, ciao ragazzi. Alla prossima. Grazie. Ciao Antonio. Buonasera a tutti. Ciao Bogianni. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti allora. Ciao. Io continuo col gelato ragazzi. Ma dovevo far vedere la cosa del trono del Duca a Gianni, ma ormai sono andati via tutti. E non trovo in velocità, ti ho gatti nel video. Così capiva uno dei posti possibili. Ah, vabbè, ma aspetta, lo recupero mio da qualche parte, ma... Eccolo. Ah no, questo è uno che ha messo massimo. Dove cazzo sei? Trovo un sacco di ballanti, ma... Diego, ci sei? Aspetta un attimo che si carica. Ah, Piero, ti ho mandato un video. Ma Gianni, mi avvia? Sì. Ora basta, siamo solo in Asia, come ho visto tutti. Giorgio, da via. Basta, non serve. Mese che vieni, Diego. Te hai momenti a portata. Allora, ragazzi, ci lasciamo qui. Sì. È stato bello. Sì. Buon proseguimento. Perfetto. Ciao, ragazzi. Per novità, ci facciamo un chat. Ciao.
cioè, quando ti raffigno tutto, sì, ti do una mano per... In questo momento, se volete, su Netflix, proprio... Ciao Press, ciao Giancarlo, ciao Mirko, ciao Gianca. Ciao Mirko, dimmi. Buonanotte Mirko, buonanotte caro. Buonanotte anche a te. Notte caro. Notte Lenzo, notte. Adesso su Netflix, sì, perché te ne hai 100 film, li guardi quando vuoi. No, adesso. Finisce qui il Cenacolo, primo febbraio del 2021.